nuovo anno riparte Dili.com, vi diamo il benvenuto a questo nuovo ciclo di trasmissioni e apriamo questa prima puntata presentandovi la nuova presidente dell'Istituto Professionale Dile di Bologna, un'imprenditrice che ci darà il suo punto di vista sul mondo edile in generale e anche sull'importanza della buona formazione che si fa proprio in questa scuola. Sono Cristina Dalla Casa, sono legale rappresentante della Costruzioni Dalla Casa, una società che si occupa di edilizia, nuova costruzione, quindi immobiliare da oltre 60 anni. Faccio vita associativa da tantissimi anni, iniziata nel mondo API e poi via via evoluta secondo le varie fusioni fino ad Ance Emilia, dove attualmente siedo in presidenza. Mi è stato affidato questo ruolo, è un ruolo di grande importanza anche perché l'Istituto Edile è uno dei più importanti a livello nazionale. Per me è un onore rappresentare questa scuola. Cercherò di fare del mio meglio, sono imprenditrice e ho sempre ritenuto la formazione estremamente importante. Ho sempre parlato di formazione in ambito associativo e la necessità di avere una formazione adeguata sostanzialmente rispetto a quelle che erano le richieste dell'impresa. Esiste anche una necessità importante da parte delle imprese, tale che il gap che si è creato anche in relazione alla grande crisi che abbiamo affrontato negli anni scorsi, che ha fatto fuoriuscire dal nostro settore tantissimo personale, possa essere velocemente colmato. Com'è secondo lei la situazione dell'edilizia oggi? Abbiamo vissuto alcuni momenti, come appunto quello del 110, di straordinarietà. Al di là del picco di lavoro, ha comunque sensibilizzato il cittadino al tema energetico. Il PNR comincia a essere una realtà. Il mondo, dell'immobiliare ha dei flussi alti e bassi. Bologna però è una sorta di isola felice, nel senso che Bologna comunque ha un fabbisogno abitativo estremamente importante e quindi al di là di quelli che sono gli aspetti di carattere più nazionale, ritengo che il nostro sia un settore che possa, con i suoi alti e i suoi bassi, però comunque continuare ad avere un'evoluzione positiva. Mi rivolgo ai ragazzi. Il nostro è un mondo bellissimo, è un mondo che dà tanta creatività, quello che noi facciamo rimane fisso, indelebile, visibile nel tempo ed è veramente bello questo. Quindi il primo appello è ai ragazzi, valutate il settore edile come prospettiva futura del vostro lavoro. Il secondo aspetto è la formazione che viene fatta in questa scuola. È una formazione di grande rilievo, quella obbligatoria che ha a che fare con la sicurezza è fondamentale, è la base ovviamente, ma anche la formazione professionale e vi può dare un'evoluzione, la possibilità di un luogo di lavoro. Valutate il nostro settore, valutate questa scuola come prospettiva di crescita professionale concreta. In questa seconda parte della trasmissione parliamo di tecnologia e iniziamo parlando dello sclerometro, uno strumento particolare che serve a misurare il calcestruzzo. In che modo? Vediamolo insieme. Oggi vediamo come si utilizza e a cosa serve questo strano strumento che tengo in mano e si chiama sclerometro. E è uno strumento utilissimo per capire velocemente se le strutture in calcestruzzo negli edifici esistenti hanno una resistenza sufficiente e più che altro misurarla indirettamente. Come funziona? Praticamente si appoggia sulla superficie del calcestruzzo, si sgancia e quindi un sistema a molla che c'è all'interno spinge un pistoncino e viene misurato il rimbalzo di questo pistoncino. Attraverso questa misura della durezza del calcestruzzo è possibile risalire alla resistenza a compressione. Perché queste misure siano comunque affidabili, ci sono delle regole per farle, bisogna fare un certo numero di misure sullo stesso elemento e fare una media. Mm.
Continuiamo parlando di alberi, una curiosità, cioè come gli alberi possano seriamente influire sul risparmio energetico di un'abitazione. Poi proseguiremo parlando di archi e infine un focus sui corsi serali dell'Istituto Professionale Edile di Bologna, davvero una valida opportunità di formazione. Oggi parliamo di alberi, ma non dell'albero di Natale, ma di come gli alberi possono influenzare e avere un impatto sul risparmio energetico dei nostri edifici e in definitiva farci risparmiare anche dei soldi. Come avviene tutto questo? Organizzando bene lo spazio attorno a un edificio e scegliendo degli alberi giusti, specialmente verso il lato sud dell'edificio, alberi per esempio come questo che perdono le foglie durante l'inverno, quindi a foglia caduca, si riesce ad avere un effetto di schermatura, quindi di ombreggiatura in estate, cosa utilissima per aiutare a raffrescare l'edificio e anche a mantenere delle temperature, diciamo, vicino ai 20 gradi. E in inverno invece, quando l'albero si spoglia, quel fuoco di sole che arriva sulla facciata dell'edificio è un guadagno termico e in termini anche economici un risparmio poi sul riscaldamento complessivo appunto dell'edificio. È possibile costruire archi o volte senza un sostegno provvisorio, senza una cassaforma? In genere si pensa che non sia possibile, che sia estremamente difficile. L'ingegnosità e la capacità costruttiva in epoche diverse, ma anche in luoghi diversi della Terra, ha fatto sì che ci fossero delle soluzioni per questo problema. Esistono almeno due modi: la volta nubiana, utilizzata nella parte centrale dell'Africa, e la boveda catalana, la boveda tabicada. Si tratta di due sistemi molto simili, dove la costruzione di archi e di volte avviene tramite l'inclinazione di archi che successivamente uno dopo l'altro, come degli strati, si incollano, diciamo, uno a quello successivo, e in questo modo si riesce a costruire anche volte di dimensioni grandi senza nessun sostegno sotto. Questo permette, tra l'altro, nel caso della boveda catalana, di avere anche gli intradossi, cioè la parte inferiore di queste strutture lasciate a vista, che sono bellissime e che possono essere appunto lavorate con delle texture, con dei disegni anche decorativi molto belli e particolari. Questi sistemi costruttivi addirittura sono di ispirazione per la stampa 3D negli ultimi anni, proprio perché con le stampanti 3D, dovendo costruire archi o cupole senza un sostegno sotto, c'è il rischio di collasso della stampa. Proprio questi sistemi aiutano a comprendere i meccanismi di sostegno provvisorio e quindi inclinando le strisce di stampa, i layer della stampa, è possibile realizzare anche strutture appunto che altrimenti non sarebbe possibile farle senza un sostegno provvisorio. Sono il coordinatore dei corsi serali che finalmente, dopo il periodo della pandemia, ripartono presso IPLE, la scuola dell'edilizia bolognese. I corsi si svolgono nella fascia oraria dalle 18 alle 21 per 3 giorni a settimana, lunedì, il martedì e il giovedì. Quest'anno abbiamo cominciato a settembre e i corsi proseguiranno ripartendo a gennaio per tutto l'anno formativo 2024 e terminando più o meno a maggio o giugno. Questi corsi serali sono rivolti ai lavoratori dell'edilizia e partono dal livello base per le tecniche di muratura, passando poi per il livello intermedio di caposquadra e arrivando al livello di capocantiere. Ognuno dei 3 livelli, muratore, caposquadra e capocantiere, si compone di diversi moduli che sono sequenziali l'uno all'altro, di modo che una persona possa iscriversi al primo di questi moduli e frequentarli tutti uno dopo l'altro. Sono soprattutto rivolti a dipendenti o titolari delle imprese iscritte alle casse edili della provincia di Bologna. Per loro la partecipazione è gratuita ed è anche incentivata con un premio che viene erogato a fronte della partecipazione effettiva a questi percorsi. Vi ringrazio per l'attenzione, questa prima puntata del 2024 è terminata. Prima di darvi appuntamento per la prossima, vi ricordo come sempre che potete scoprire tutte le attività e le novità dell'Istituto Professionale Edile di Bologna e in generale sul mondo edile seguendo le pagine social e seguendo anche le nostre trasmissioni sul canale YouTube. Grazie ancora, arrivederci alla prossima puntata di edili.com.